L'operaio di 55 anni schiacciato dal carico caduto da una gru, la procura dispone l'autopsia e il sequestro del cantiere dove è avvenuto l'incidente. Sindacati, basta parlare di fatalità. Scandalo in via Roma, un uomo e una donna dormono nudi lungo la via. L'immagine ripresa da un commerciante all'alba, la polizia locale cerca di identificare la coppia. Bivacchi e senza tetto che dormono in piazza. Gasparotto, la denuncia della consigliera leghista Mosco, la risposta dell'assessora Colonnello. Siamo già al lavoro per risolvere la situazione. Operazione della Guardia di Finanza Padovana, ingente sequestro di beni a due aziende per il mancato versamento dell'IVA e per importi di oltre 4 milioni di euro. Aumento dei contagi da Covid e via libera dell'EMA per la quarta dose ai sessantenni. Code al padiglione 6, in tanti cercano di prenotare ma l'US attende le disposizioni della regione. Continua la moria di edicole a Padova, chiude anche il chiosco di giornali di Pontecorvo. Dopo 36 anni lascia la coppia di gestori, il bilancio è in attivo ma nessuno vuole rilevare l'attività. Benvenuti all'edizione delle 12.30 del telegiornale di Tele Nord-Est. Andiamo a Massanzago, dove è sequestrata l'area del cantiere di Massanzago, dove ieri è avvenuto l'incidente mortale sul lavoro. La procura ha aperto un'inchiesta. La procura ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo di Mirko Bottaccini, il 55enne di Trebaseleghe, morto ieri mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile di Massanzago in via della Pieve, nell'Alta Padovana. L'uomo, operaio di una ditta del Veneziano, secondo una prima ricostruzione dei tecnici dello Spisal, è stato travolto da un carico di materiale legato alla gru del cantiere, il cui cavo d'acciaio si è improvvisamente rotto. La procura ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'infortunio mortale sul lavoro e ha aperto un'indagine per ricostruire le cause che hanno portato alla rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Oltre allo Spisal, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno chiarire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Mirko Bottaccin, 55 anni, viveva a Trebaseleghe ed era padre di due figli adolescenti. La sua famiglia era già stata segnata da un pesante lutto nel 2005 quando la sorella, all'epoca 26enne, morì in un incidente stradale. L'operaio dell'Alta Padovana è la quarta vittima del lavoro a Padova da inizio anno. Oltre a Mirko Bottaccin, ieri in Italia ci sono state altre due morti bianche, un bracciante agricolo a Cuneo e un autotrasportatore a Caserta. I sindacati tornano a puntare il dito sulle condizioni di lavoro. Non si parli di fatalità, tuonano i rappresentanti di categoria. Non è una coincidenza, non è una fatalità. I morti sul lavoro sono la conseguenza di quello che è un elemento culturale e strutturale di questo paese che esiste pienamente sulla carta, ma concretamente non esiste, fine. Abbiamo un decreto legislativo che è forse il più completo al mondo, abbiamo tutti gli strumenti necessari, capito? Ma alla fine si continua a morire sul lavoro. Non sono i 4 morti su Padova, sono i 400 all'anno, hai capito? Sono i 600.000 infortuni da inizio anno a maggio, una cosa veramente indignitosa e vergognosa per un paese che si ritiene civile. Possiamo più vivere di fatalità perché la sicurezza non si contratta, è un bene comune e che oggi non deve essere visto come un costo, e ci deve essere anche più formazione, più monitoraggio, e noi come sindacato stiamo facendo anche una mappatura giornaliera dei cantieri proprio per monitorare le situazioni. Ancora una rissa a Noventa Padovana, in mezzo alla strada, nella frazione di Oltre Brenta. Identificati i protagonisti per i quali il sindaco chiederà il DASPO urbano. Un tranquillo weekend di paura a Oltre Brenta, frazione di Noventa Padovana, ai confini con Stra. Sabato sera una decina di nigeriani si sono sonoramente picchiati usando bottiglie, ma anche sedie e tavolini di un incolpevole bar. Alcuni di loro sono caduti sulla sede stradale, un miracolo che non siano stati investiti. Una rissa che era incominciata, così mi dicono da Stra, il giorno prima, tra l'altro con tanto di video filmato anche là, in pieno centro di Stra, e il giorno dopo si è ripetuta una scena che era ancora più incredibile perché hanno bloccato di fatto il traffico in centro strada, quindi ci sarebbe anche il reato di interruzione di pubblico servizio.
E quindi è un fatto gravissimo, molto grave, non è l'unico fatto, perché era già successo in passato. Oltre Brenta, spiega Bano, per questo fatto non si può definire una terra di nessuno. Ci sono zone residenziali e stranieri educati che chiedono di vivere in sicurezza. In passato i controlli sono stati carenti. Noi abbiamo scoperto decine e decine di finte residenze, è la punta dell'iceberg. Adesso provvederemo, appena sarà... diventerà operativa la centrale operativa di polizia locale e sistemeremo una convenzione con altri 3 comuni. Incominceremo a fare dei controlli in maniera molto puntuale, soprattutto sui primi palazzi qua, dove ci sono una presenza molto forte di immigrati di cui non sappiamo le generalità. I protagonisti della rissa di sabato sera sono stati tutti identificati. Quello che chiederò immediatamente, ho già mandato la lettera al prefetto, la richiesta del prefetto perché venga comitato il comitato di sicurezza, e sarà il DASP urbano, cioè io queste persone non le voglio sul territorio, assolutamente su questo punto qua proprio tolleranza zero. Noi siamo molto accoglienti per le persone che vengono qua e si comportano bene, che hanno delle famiglie e che lavorano. Tutto il resto qua spazio non ce n'è, questo era un film precedente, adesso basta. La foto di una coppia nuda addormentata sotto i portici in pieno centro sta facendo discutere la città. Nudi avvinghiati sotto il portico di Via Roma a Padova davanti all'entrata di un negozio e proprio di fronte alla Chiesa dei Servi. Lo scatto che sta circolando sulle chat di WhatsApp e pubblicato dal quotidiano locale Il Mattino di Padova sta creando non poche polemiche in città. La foto ritrae una coppia svestita e addormentata dopo una notte bollente avvenuta in un luogo pubblico. La donna senza pantaloni e con gli slip calati, abbracciata ad un uomo di cui si intravede la gamba nuda. Vicino a loro un paio di ciabatte e uno scatolone di cartone. L'immagine è stata scattata da un negoziante che all'alba stava aprendo la sua attività lungo la centralissima via Roma in pieno centro storico e incredulo si è trovato davanti la scena. Non è chiaro se la coppia si sia addormentata sotto il portico dopo una notte di bagordi o se si tratta di due senza tetto che hanno cercato un luogo per consumare un rapporto. Residenti e negozianti dicono di non averli mai visti prima dello scatto. La foto della scena, che ha lasciato a dir poco allibiti i cittadini, è già nelle mani della polizia locale di Padova, che ora sta cercando di identificare i due per cercare di far seguire la loro situazione dai servizi sociali. Bivacchi e senza tetto che dormono in piazza Gasparotto hanno attivato la denuncia di una consigliera, Eleonora Mosco. Piazzetta Gasparotto, dormitorio a cielo aperto, la denuncia arriva dalle foto divulgate dalla consigliera comunale padovana della Lega, Eleonora Mosco. In questi scatti si vedono alcune persone dormire nel degrado e bivacchi distribuiti al centro della piazza e sotto gli androni dei palazzi. Le segnalazioni parlano chiaro, c'è un panorama desolante di grande sofferenza umana oltre che di decoro urbano. Dal 2017 ci sono una serie di iniziative realizzate da alcune realtà associative di Padova che dimostrano di fatto di non essere per nulla efficaci, proprio perché la situazione è evidente, c'è un dormitorio a cielo aperto che necessita di un intervento immediato da parte dei servizi sociali. Secondo le informazioni raccolte dalla capogruppo in consiglio comunale del Carroccio, sarebbero circa una dozzina i senza tetto che cercano un giaciglio notturno in questo angolo della città. Una zona popolata di giorno con gli uffici, ma che di sera invece si spopola. Sofferenza umana e degrado urbano proprio a due passi dagli uffici dei servizi sociali comunali, dice Mosco, che chiede a Margherita Colonnello, appena nominata assessora al sociale, di prendere in mano la situazione. Proprio davanti alla sede dei servizi sociali ci sia un problema sociale enorme, e che è il simbolo purtroppo di una città dove le persone più fragili vengono abbandonate a loro stesse. Questo è un problema strutturale che va preso in mano e che purtroppo dimostra come ci sia stato un fallimento da parte di questa amministrazione in un tema così delicato come quello delle marginalità sociali, che sta aumentando sempre di più. Dall'assessore Colonnello arriva la risposta. L'amministrazione sta investendo in un luogo che ovviamente si è degradato nel corso del tempo, ma grazie alla socialità e all'attivismo sia dei servizi sociali che vi hanno riaperto gli uffici, sia delle associazioni che insistono su quel territorio, sta gradualmente tornando ad avere una vita sociale importante e quindi anche un presidio di sicurezza per tutta la comunità.
è indubbio che c'è ancora molto da fare e invito la collega Mosco ad offrire risposte piuttosto che a porre domande pretestuose, anche perché, come sappiamo, il tema di senza fissa dimora, a prescindere da Piazza Gasparotto, è un tema più largo su cui la nostra amministrazione sta investendo anche con i fondi del PNRR. Servono delle azioni strutturate, ma ci sono già in campo, in piedi una task force anche con le forze dell'ordine. È indubbio che il posto, come dire, si presta purtroppo anche ad alcuni episodi spiacevoli, ma veramente come amministrazione stiamo investendo tutte le nostre energie per migliorarlo. A Brusi Gana stanno continuando i lavori per la costruzione del bacino di laminazione. Andiamo a vedere a che punto sono, collegandoci in diretta con Valentina Visentin. Buongiorno. Sì, buongiorno, lo vedete alle mie spalle, insomma, quello che è ormai il cantiere avanzato del bacino di laminazione di zona Brusegana. Siamo proprio nel centro della tangenziale e vedete come è andato avanti lo scavo, ormai il buco, insomma la fossa è a quasi le dimensioni di quelle che poi sarà effettivamente il bacino. Si sta scavando per realizzare i collegamenti con le fognature e poi il sistema di paratie. Cosa serve questo bacino di laminazione? Avevano annunciato nei mesi scorsi l'amministrazione comunale, serve per aiutare e salvare, mettere in salvo la parte ovest della città, quindi tutti i quartieri di, il quartiere di Brusegana e poi anche Montà, dalle piogge, perché quando ci sono forti piogge si registrano allagamenti soprattutto di scantinati e quindi delle parti basse delle case, e con questo bacino di illuminazione che permette di far scorrere meglio l'acqua verrà messa in salvo tutto un quartiere che presentava spesso delle criticità. Siamo arrivati a metà dell'opera, altri 2 mesi circa di lavori per vederla poi conclusa ed entrare in azione. E, quindi ecco, vi faccio vedere ancora con le immagini come sta procedendo il cantiere, tutti gli altri aggiornamenti, insomma, e altre informazioni nella edizione serale del nostro telegiornale. Da Brusegana è tutto, restituisco la linea. A Valentina Visentin. Gli agricoltori padovani prevedono dunque un'annata agraria nera per il settore a causa della siccità. Chiedono invasi per trattenere l'acqua e per le irrigazioni e contributi economici per poter andare quindi avanti. Siamo andati a vedere i danni causati alle coltivazioni destinate all'alimentazione del bestiame. Conseguenze ben visibili della siccità. Ecco un campo di girasole con le piante cresciute normalmente e poco vicino. Qui cosa è successo invece a queste piantine di girasole? Queste piantine di girasole hanno avuto la sfortuna di essere seminate 10 giorni dopo delle altre e qui non ha più piovuto e la siccità non le ha fatte germinare, non le ha fatte nascere. Quelle poche che sono nate... Mezze sono morte appunto per mancanza di acqua e tantissime non sono riuscite a uscire per la crosta che si è formata sulla superficie. Infatti se vediamo ci sono delle crepe enormi nel terreno e abbiamo una piantina ogni metro anziché ogni 20 centimetri come dovrebbe essere. Senta, ma allora non si è riusciti nemmeno con l'irrigazione a salvare questo campo, questa semina, questo prodotto, il vostro lavoro e ciò che ne uscì? Ci si aspettava che poi uscisse. Il problema è che abbiamo fatto una prima irrigazione e poi non abbiamo più avuto acqua, cioè manca l'acqua, manca la possibilità di far partire gli impianti e irrigare il terreno. Eccoci sul campo di erba medica, cioè sembra che sia passato un rullo sopra. Certo, questa è l'erba medica che abbiamo seminato in primavera e dovrebbe esserci erba medica e invece ci sono solo erbacce. Dovresti immaginarvi un tappeto come un grande prato. Come un grande prato, esatto, invece è semplicemente secco e qualche piantina di erba medica. Quelle altre che sono nate, essendo giovani e non avendo la radice che scende in profondità, sono morte. Che annata agraria ci dobbiamo aspettare nel Padovano e non solo, insomma anche nei dintorni, insomma nelle province magari limitrofe? A macchia di leopardo, nel senso che, allora, generalizzato una riduzione delle rese e quindi una riduzione dei profitti delle aziende agricole. Su questo noi stiamo chiedendo interventi urgentissimi al governo, perché
si sta ponendo in dubbio, anzi molte aziende hanno già deciso di non fare il secondo raccolto, proprio per la questione della siccità. O si interviene tutelando l'agricoltura e gli imprenditori agricoli, i contadini, oppure ci troviamo in difficoltà per settembre-ottobre sicuramente. Ci stiamo avvicinando a una specie di stato di calamità per l'agricoltura padovana. Assolutamente, c'è uno stato di calamità che è dovuto anche a una mancanza di progettazione degli ultimi anni. Noi stiamo ribadendo che è necessario pensare a una rete di invasi diffusa nel territorio, utilizzando le cave e i posti dove è possibile raccogliere l'acqua, in modo da poterla trattenere nel momento in cui ci sono le precipitazioni e rilasciarla nel momento necessario per l'agricoltura. Ci occupiamo ora delle vaccinazioni anti-Covid. Anziani con più di 80 anni e ultra 60 anni stanno andando a vaccinarsi in massa in fiera a Padova, non senza qualche problema organizzativo o di comunicazione tra l'ULS 6 e i cittadini stessi. Per vaccinarsi gli anziani arrivano in fiera in vari modi, a braccetto di un figlio, con il deambulatore, sulla sedia a rotelle, con il bastone. Aspettano poco rispetto all'estate scorsa, ma si trovano sotto il sole. Forse non sarebbe stato male ripristinare un percorso al coperto dei raggi solari, vista l'età dei convocati al vaccino. Questa signora aspetta paziente con il suo cane. Gli addetti all'ingresso spiegano che per accedere alla vaccinazione ci vuole la prenotazione. E qui cominciano i guai, cioè le differenze tra quanto gli viene detto qui in fiera e quanto spiegato, per esempio, al telefono dalla ULS. Dopodiché mi ha detto: se lei vuole andare in fiera, devo prenotare. No, lei vada tranquilla, in qualsiasi momento le fanno il vaccino. Arrivo stamattina dopo 15 chilometri, mi dice che devo andare sul sito per prenotare. Però dicono qua che se non si ha la prenotazione dell'ULS non fanno entrare. Adesso deve tornare a casa a prenotarsi. Ma io ho provato a prenotare e non prende la prenotazione perché ho già la terza dose e dice che io sono a posto. Io sono venuta per farmi la quarta dose e niente, non fanno entrare per chi non ha la prenotazione o non ha ricevuto la lettera di invito. Io ho cercato di prenotarmi ieri e mi diceva che il mio ciclo vaccinale era completo perché avevo fatto la terza dose. Allora non lamentiamoci se la gente non viene a vaccinarsi, perché non credo neanche ci sia questa grossa affluenza, sono venuta fin qua e tutto. Mi sembra una cosa assurda perché fino a ieri gente è venuta a farsi senza prenotazione e l'ha fatta nel giro di mezz'ora. Operazione della Guardia di Finanza Padovana, un ingente sequestro di beni a due aziende per il mancato versamento dell'IVA e per importi di oltre 4 milioni di euro. Sequestrati beni per 600.000 euro a due società operanti nel commercio di materiale elettrico e ai relativi amministratori accusati di frode dell'IVA. Il provvedimento è arrivato dopo un'indagine che ha portato alla luce un complesso sistema di evasione fondato sul mancato pagamento dell'IVA ad opera di sei società tutte operanti nello stesso settore, eseguite perquisizioni a Padova, Latina e Pomezia, in provincia di Roma. È emerso un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti, emesse e ricevute dalla società patavina, poi trasferitasi a Treviso, amministrata da una persona già coinvolta in reati tributari, che risultava avere un unico fornitore estero di origine polacca e un unico cliente italiano con sede latina. Allo stesso modo, la frode ha visto il coinvolgimento di un'altra impresa della provincia di Treviso, che si è avvalsa sempre del medesimo fornitore europeo per documentare fittiziamente i propri acquisti. Sei persone sono state denunciate per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di poco superiore ai 4,2 milioni di euro. La sfida della ventenne padovana che sul palco di Miss Venice Beach a Jesolo ha sfilato con gli abiti che indossava la sera in cui 3 anni fa subì le molestie di un uomo. La decisione è dopo che un'amica le aveva detto: se vai in giro così te la cerchi. Una giacca militare, una maglietta nera a maniche lunghe e dei pantaloni neri larghi fino alla caviglia e delle scarpe normalissime sportive. Infatti un abbigliamento normale,
purtroppo ha scatenato lo stesso un'aggressione. 3 anni fa Martina, all'epoca 17enne, era vestita così quando uno sconosciuto l'ha avvicinata, l'ha molestata cercando di violentarla mentre stava andando al compleanno di un amico. Un episodio che ha segnato la vita di questa ragazza padovana che ha deciso di raccontarlo durante l'evento Miss Venice Beach a Jesolo, sfilando in passerella con gli abiti che indossava la sera dell'attentata violenza. La decisione di ricordare quanto è accaduto è arrivata quando una settimana fa un'amica, preoccupata che potesse ricevere apprezzamenti non graditi, le ha detto una frase che l'ha fatta riflettere: se vai in giro vestita così potrebbe succederti qualcosa. Ma non ci si deve sentire in colpa per l'abbigliamento, certe cose non devono succedere a prescindere da quello che si indossa, ha detto la ragazza dal palco dell'evento. Il mio messaggio era assolutamente: non importa come una persona è vestita, perché nella mente dell'aggressore potrebbe comunque scattare lo stimolo di molestare, appunto, di una molestia. E Martina, la sera che è stata molestata, così come l'altra sera in passerella, vestiva con una giacca, maglie e pantaloni. L'abbigliamento non c'entra, ribadisce la studentessa. Una donna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza temere di essere violentata. Purtroppo esiste ancora un pregiudizio sull'abbigliamento che porta spesso le donne vittime di violenza a sentirsi in colpa. Devo ammettere che se fossi vestita con un vestito avrei avuto un po' di senso di colpa, anche se non, sinceramente non avrei dovuto, ed è una cosa che non dovrebbe accadere. Ognuno dovrebbe vestirsi come gli piace senza aver paura di un'aggressione. Il racconto di Martina è stato applaudito a lungo e la sua storia ha raccolto la solidarietà delle altre ragazze. Mi hanno detto appunto che era un fatto molto importante da raccontare, che avevo avuto coraggio e che probabilmente molte di loro forse non avrebbero reagito. Hai avuto tanti applausi anche? Sì, devo dire, non me l'aspettavo assolutamente. Ho cercato di essere più seria possibile perché volevo che il messaggio non perdesse valore e rimanesse impresso. Continua la moria di edicole a Padova, chiude anche lo storico chiosco di giornali di Pontecorvo che dopo 36 anni lascia la coppia di gestori. Dice che il bilancio è inattivo ma nessuno vuole rilevare l'attività. Noi non possiamo più lavorare perché va a fare accumulo di reddito, cioè è un lavoro che va per i giovani, non per i pensionati. Dopo 36 anni di lavoro, Francesca, 68 anni, e il marito Livio, 75, titolari dell'edicola di Pontecorvo, chiudono l'attività. È arrivata la meritata pensione e così hanno deciso di cedere la storica edicola. Da gennaio, da quando hanno appeso il cartello vendesi, non ci sono però state offerte di acquisto. Le spaventa forse l'orario, ma nessuno ti regala niente per niente, un sacrificio bisogna farlo nella vita, se vuoi realizzare qualcosa, se non hai lavoro, cerca di darti da fare. Gioventù che non vuol fare questa vita, ma sbagliano perché è un lavoro come un altro. E una famiglia ci vive bene. L'attività ha un bilancio inattivo, ma manca la voglia di fare qualche sacrificio. L'orario di apertura, presto il mattino, e tanti servizi a cui Francesca e Livia avevano abituato i clienti più affezionati e magari anche quelli più anziani. Mio marito alle 7 di mattina con lo scooter va a 50 famiglie che porta i quotidiani, le riviste, tutte le mattine. Vento, piova, neve. L'edicola si trova in un punto di passaggio strategico, vicino all'ospedale, a pochi passi dalla Basilica del Santo, un punto di riferimento per chi va a pranzo in questa zona. Da lunedì 18 luglio però le serrande si abbasseranno per sempre. Ogni tanto una lacrimuccia qui clienti cade. Cosa le dicono i clienti? Ah, di tutto, perché ma ci dispiace, voi avete ragione, ma noi come facciamo? Cioè, regali che ci portano, perfino i regali, emozionante. Il ritiro dei biancoscudati, la Padova Calcio in provincia di L'Aquila, fa parlare Antonio Donnarumma, il portiere, fresco di rinnovo con la società biancoscudata. Andiamo a sentire cosa ci ha detto. Da quando è finito il campionato non ho mai pensato di lasciare Padova, quindi il mio pensiero è sempre stato quello di rimanere.
Poi è normale, ci sono state un po' di squadre che sono interessate a me e mi arrivavano tante chiamate, ma come ho detto prima, davvero da quando è finito l'anno non ho mai pensato di lasciare il Padova e aspettavo soltanto la società. Antonio Donnarumma, 32 anni, appena compiuti, si è trovato quest'estate davanti a un bivio: giocare in Serie B senza il Padova o portare i biancoscudati nella serie cadetta, e ha scelto la seconda. È deciso il fratello del portiere della nazionale, Gigio Donnarumma. A Padova si trova bene, i tifosi lo sostengono. Ora, nonostante le molte cessioni, bisogna ripartire dal gruppo squadra. Bisogna ripartire da zero e bisogna riconfermare quello che ho fatto l'anno scorso, anzi posso fare ancora meglio. Quindi bisogna ripartire ancora più forte. Adesso, l'anno scorso ho saltato il ritiro, quest'anno invece volevo esserci e per fortuna sono qua con i ragazzi e quindi da ieri adesso bisogna ricompattare il gruppo e formare una famiglia. Dal ritiro di Rivisondoli in provincia dell'Aquila, il numero uno biancoscudato ripensa a quello che è stato, alle occasioni mancate del campionato e della finale playoff di Palermo in cui lui è stato inevitabile protagonista. Resta da decidere a chi assegnare la fascia di capitano, anche se si adeguerà alle scelte che verranno fatte. Non so chi sarà il capitano, ma sicuramente lo farà con tanto orgoglio. Era questa l'ultima notizia. L'informazione torna oggi pomeriggio e questa sera su Telenordest. Buona giornata.